nessuna rottura. Cosa ha fatto a capo A? L'integrazione, la missione di quei paesi dell'est europeo all'interno della comunità è avvenuta bene. Non si tratta di rimettere in discussione nulla. Quei paesi, si tratta di riconoscere obiettivamente, realisticamente, che quei paesi sono in una situazione particolare. Anche questo è un tema che forse la filosofia insegna a affrontare meglio che altre discipline. Che giorno è oggi? Che anno è? 2019. Per voi, per noi. Ma non è 2019 per la Slovacchia, non è 2019 per la Polonia, non è 2019 per la Cina. Il tempo storico sono tempi, non è quello dell'orologio. Quei paesi sono paesi che escono da secoli di dominazioni imperiali. Volete che prima di tutto non costituiscano la loro nazione? Ma è ovvio, è logico. È logico. Cioè soltanto l'ignoranza proprio storica, filosofico-storica, può dire adesso li ammettiamo, li annettiamo, li integriamo e ecco, sono come noi. Per niente. Entrano perché hanno bisogno di soldi, perché hanno bisogno di svilupparsi, perché hanno bisogno di investimenti e sono entrati per questo sostanzialmente, ma come fine loro fare la loro nazione, il simbolo della loro nazione. Bene, ho capito, quindi tu a questo momento non puoi prenderti cura di immigranti, non posso metterti gli immigranti lì, eccetera, eccetera, perché questo ti scombussola il cervello. Ho capito. Lo faccio io. E tu in cambio mi darai altre cose, non so, vediamo. Semplice. Europa a due velocità significa questo, non espellere qualcuno, non diktat nei confronti di qualcuno, ma rendersi conto della diversità dei tempi, della diversità dei tempi, senza tolleranze pelose, senza necessità di tempo. Ma bisogna vedere se i paesi dell'Eurogruppo e se i paesi fondatori sono in grado loro di fare quelle politiche, perché se loro non sono in grado di fare quelle politiche, cosa gli chiediamo che le faccia? L'Ungheria, la Polonia. Questo è il modo in cui si affronta la questione con i paesi di Visegrad, sulla questione dell'immigrazione, ma non solo, sapendo che questi paesi saranno gli ultimi a voler uscire dall'Europa, gli ultimi, perché l'Europa per loro è la gallina dalle uova d'oro. Ma certo che devi dirgli, bene, ho capito, io sono felicissimo di aiutarti, però vedi, voglio aiutare anche la Grecia e vorrei risolvere la questione dell'immigrazione. Ma se i paesi stessi massimamente interessati a questo discorso non lo fanno, chi lo devono fare? I polacchi. Quindi il problema non è dei paesi di Visegrad, il problema è di governi come quello italiano, tanto per essere chiaro, non dei paesi di Visegrad.